I'ma flex on my ex, flex on a hoe. You still be in my head, so I'ma let you know. I realize how much I want you when I let you. E ciao a tutti ragazzi, eccoci qua. Oggi un nuovo unboxing e magari vi farò anche una piccola recensione del prodotto che andrò appunto a unboxare fra poco. Il prodotto che magari avrete già visto nel titolo, che quindi è il manometro, ovvero la pistola, diciamo, per gonfiare le gomme della moto tramite appunto il compressore. Infatti la mia pistola per col manometro è un po' difettosa e ne ho presa una nuova digitale su Amazon, che adesso andrò a farvi vedere. Ok, ecco qua il pacco arrivato da Amazon che andrò adesso ad aprirvi. Aperto. E qua c'è il nostro manometro barra pistola per aria compressa. Andiamo ad aprire e qua troviamo la nostra pistola con il manometro digitale. Inoltre troviamo questo che ci servirà, penso, per montare il nostro tubo o qualcos'altro, vari accessori con le batterie che andranno dentro nel nostro manometro, il tubo che arriverà il tubo che si attacca appunto qua, che servirà appunto per pompare, e inoltre troviamo il nostro libretto di istruzioni fondamentale per andare a montare il tutto. Quindi adesso andrò a leggere un po' e guarderemo insieme il montaggio. Ok ragazzi, ho letto un po', però allora questi due cosi che sono originali, che sono della, che arrivano in confezione, in pratica ho visto che col compressore che ho in pratica non vanno molto bene, però magari non so, magari i vostri compressori magari possono andare bene queste cose qua. Quindi ho dovuto smontare questo pezzo dalla mia vecchia pistola, in cui ci andrò a mettere questo anello appunto per riuscire a farla andare bene, se no non andava bene. Quindi io andrò a inserire l'adattatore, magari ci metto su questo, guardate cosa faccio, per essere, ci tolgo la guarnizione da quello nuovo, visto che su quello vecchio non c'è, per andarlo a posizionare su quello vecchio. Ok, così almeno abbiamo la guarnizione. Ok, lo andrò a montare. Aspetti, aspettate che sistemo bene la guarnizione. Ok, questi lavori fai da te. Spero che la poi possa funzionare. Ok, andrò a montare il nostro pezzo sulla pistola. Questo tubo qua andrà qua, andrà montato nell'incastro. Ok, poi comunque è flessibile, quindi può essere piegato un po' come si vuole, e in più bisognerà inserire le due batterie, in pratica qua dietro. Ok, dove c'è lo sportellino rimovibile, andremo a inserire le batterie. Ok, quindi
Le due batterie le inseriremo qua. Batterie che arrivano nella confezione. Ok. Tac. Proviamo ad accenderlo. Ok, si accende. Okay, c'ha due, c'ha vari settaggi, noi lo metteremo su bar. Ok, quindi si legge abbastanza bene. On, vedete? Ok, c'ha on. Se allora nella prima accensione, ok, se lo tenete premuto si spegne, si accende. Se lo schiacciate un'altra volta, si accende appunto il LED blu. Ok, quindi andremo a spegnerlo. Adesso andrò ad attaccarlo al compressore e vedrò se funziona. Ok, ragazzi, sono andato ad attaccarlo alla moto e vedete che comunque è molto buono. Andrò a metterla a 2-3. Ok, siamo 2-3. In teoria c'è anche questo accessorio qua che dovrebbe permettere di andare a installare qua ed essere magari un po' più facilitati per il pompaggio appunto delle gomme della moto, ad esempio, che sono magari un po' più difficili, però diciamo che non sono riuscito ancora a utilizzarlo, devo capire bene come utilizzarlo. Comunque, il barometro, il manometro qua va molto bene. Adesso pomperò anche la moto dietro, la ruota dietro, non vi starò lì a far vedere anche quello. Comunque, penso l'acquisto sia stato abbastanza buono. Ecco, l'unica cosa che ho fatto in pratica e l'adattatore per la pistola, ho usato un adattatore che avevo in casa, ovvero della pistola vecchia, che fortunatamente era compatibile anche con questo, quindi penso che sia abbastanza universale. Al massimo, se non vi va bene l'adattatore che trovate in confezione, andate magari in qualche negozio a prenderlo, un adattatore che possa andare bene per il vostro compressore vecchio. Ad esempio, il mio è molto vecchio, guardate. Il mio compressore è questo qua, come vedete, molto vecchio, e ci ho messo una pistola magari di nuova generazione. Magari perde un po' l'utilità, oppure comunque non è il suo. Se penso che se avete un compressore magari abbastanza nuovo, sicuramente penso che gli adattatori che trovate in confezione possano andare bene. Quindi niente ragazzi, da questa posizione seduta in terra vi saluto, concludo qua questo video, spero che vi sia stato utile. Comunque un prodotto questo, la pistola per gonfiare le gomme della moto, abbastanza buono. Comunque ho speso 18 euro. Io vi lascerò qua il link di Amazon se vi può interessare, e se vi può interessare, visto che comunque è un accessorio secondo me fondamentale per un motociclista, il gonfiaggio delle gomme prima di tutto. Quindi grazie mille della visione e alla prossima. Ciao ciao. I'ma flex on my ex, flex on a hoe. You still be in my head, so I'ma let you know. I real